La prima parte della collana io l'ho fatta, che è molto semplice, ed è questa, che è la parte che appunto rimane qui sopra e sarà stretta. Ho utilizzato delle semplici perline color viola e le ho incastonate ognuna di fianco all'altra attraverso il filo metallico facendo dei semplici uncini e le ho collegate tutte. Per fare la chiusura, cosa ho fatto? Ho aggiunto in entrambe le parti un po' di catenella. Da una parte ci ho messo il gancino per la chiusura, dall'altra parte invece ho messo un cerchietto argentato per fare l'aggancio. Questa parte l'ho evitata perché è comunque molto semplice. E se no il video mi veniva troppo lungo. E quindi questa è la prima parte. La seconda parte consiste nell'aggiungere il pendaglio. Allora, come tocco finale per questa collana volevo dei pendagli che quindi la facessero ancora più lunga. E avevo queste perline che sono viola, fucsia, che insomma richiamano più o meno i colori del resto della collana. E ho fatto questi due pendaglini da utilizzare insieme. Li ho fatti sempre allo stesso modo dell'unione delle perle con il filo metallico e facendo degli uncini. E quindi li attaccherò a metà della seconda collana che abbiamo fatto. Come potete aver notato, ho sbagliato. Sono errori. Io dopo un po' che faccio queste cose mi si sdoppiano gli occhi e
un raccapezzo più una mazza. Dunque, abbiamo detto il centro della collana, questo. Infatti, mi sembrava che c'era qualcosa di strano. Voilà, questo è il risultato finale. Indossiamola. Ed eccola qua. Questa collana non è nata così a casaccio, è nata dal telefilm che sto vedendo, come vi avevo detto nel video precedente che avevo intenzione di farla, The Vampire Diaries, dove c'è la protagonista che indossa una collanina. Una collana del genere è stretta qui e che scende sul seno, insomma, fatta un po' del genere, la sua sicuramente più bella, però questa è così. Spero vi piaccia, il tutorial l'ho fatto un po' così a spezzoni perché non avevo idea di come farla, quindi ho fatto un po' di pause, ci ho ripensato, ho tolto cose così. Quindi vedrete un po' a tentoni, diciamo. E se avete domande, che non capite qualcosa, sono sempre a disposizione per rispondervi. Al fine vi metterò delle foto vicine della collana così la potrete vedere meglio. E niente, spero vi sia piaciuta e ci sentiamo presto. Ciao ciao!